E poi la Juve. Allora, la partita della Juve, la partita della Juventus, perché è una partita che è andata in un certo modo, Sì. o doveva andare in un certo modo, perché cioè, Si dire, era mangiare le mani. abbiamo assistito a un capolavoro in apertura, ragazzi, una cosa che non capita sempre, eh? 32 secondi all'esordio, 35, un gol così, è un gol che, voglio dire, credo che sia giusto celebrare. Per la qualità, per la personalità. Vi ricordate qua cosa dissi io di Vlahovic? Questo ragazzo ha una fame veramente che sia. Allora, la Juventus ha tirato con Vlahovic dopo 35 secondi e all'84esimo ancora Vlahovic fa una conclusione da fuori area che Rulli fa una parata importante secondo me. Cioè, Certo. questo ragazzo qua non perde un secondo della sua vita per cercare di mangiare l'erba, divorarsi il pallone, sfondare le porte. Oltretutto, poi vi lascio la parola a voi. Oltretutto, parlando del gesto tecnico, al di là della palla di Danilo in profondità, lui fa un gol con l'altro piede. Sarebbe stato un gran gol anche col suo piede. E cavolo. Questo sarebbe stato un gran gol anche col mancino, col destro a incrociare la palla che muore a due dita dal palo dopo un minuto. Ma cazzo, ma questa è la celebrazione di un ragazzo che veramente dentro quello che farà lo vediamo nel percorso, ma dentro ha le stimmate del campione. Ragà, Camel, Nick, Camere, no, ho messo dico, fuori una porta aperta, come lo sai. dire, che no, che da un anno e mezzo, detto chiaramente Bravo. un anno e mezzo fa, caspita, però che bello vederlo in Champions League impattare così cattivo. Ma lui, oltre le qualità, come dici tu, di testa, fisico, veloce, sinistro, c'è questa cosa qua del serbo, cazzato come una iena. Quindi ha fame, no? Fa Ha gol da fame, incazzato lui. ha fame. Cioè, arrivi a 2 contro 1, eh? Va da lungo a 2 contro 1, eh? Cioè, 2 contro 1, secondo me, è difficile, cioè, i difensori gli devono stare addosso. Questo invece, come l'ha messa giù, boom, calciato, non se l'aspettavano nemmeno i difensori che calciasse così veloce, capito? Come la palla, dopo che ha toccato il petto, è andato giù, ha calciato subito. Fatto un bel gol, gol della Madonna. Sì, perché poi sa dove la porta e non tutti gli attaccanti sono così, anzi pochi. Perché cavolo, lui Poi non la sai vede, cosa? la sente, Bravo oh. Nick, sai cosa? Quando arriva lì 5-10 metri al limite dell'area comincia a calciare in porta lui, non ci sono Calcia cazzi. E bene. poi lui sa cos'è, calcia bene anche d'interno, Sì, quindi sì. lui farà tanti gol, ora ha 22 anni, A chiudere così, taff, bravo, comincerà a piazzare dal limite 5 metri perché c'ha forza quando calcia, C'ha no? adduttore forte. Bravo, quindi lo vedi che, ma questo ragazzi, Andrea Agnelli ha fatto un acquisto, a gennaio, non a giugno, a gennaio ha speso 75-80 milioni di euro, più il contratto ha speso 130-40 milioni di euro. Ma che stiamo a dire? No, la roba, Ma che roba stiamo a inc dire? Dai, ma incredibile. che è? Poi dopo 1-0, ma siccome dopo la partita, perché sai, tutti dicono che noi, ma ti dico quello che noi ce l'abbiamo con la, cioè attacchiamo troppo la Juve. Ma non è che attacchiamo la Juve, raga. Io voglio che la Juve vinca in Champions, ma io voglio che la Juve vinca. Io ci ho giocato nella Juventus, quindi se la Juventus vince, ma loro lo sanno, io sono strafelice. Se l'Inter vince, sono strafelice. Se la Lazio vince, io dove ho giocato, voglio che vinca tutte le squadre, anche la domenica, perché ci ho giocato. Ho rapporti con tutti, no? Che vuol dire? Ma noi diciamo quello che vediamo. Dopo la partita mi sono arrivati, Camel, 2000 messaggi. Ciao, io sono Juventino, ma non è accettabile, non si può giocare così. Non è che lo diciamo noi, ormai lo dicono tutti. Sì, noi abbiamo, Camel, semplicemente abbiamo fatto notare prima, ovviamente perché è questo rapporto che abbiamo con il nostro mestiere e con la libertà. Noi siamo fatti così, da liberi e gente che guarda il calcio, facciamo notare quello che accade. Poi, libera interpretazione come sempre. Tanto è vero che io mi stupirei comunque se la Juve venisse eliminata, perché io mi aspetto, ragà, io mi aspetto una Juve. Non voglio neanche pensarci, la Juve deve passare il turno, ma io mi aspetto una Juve cattiva, una Juve che pressa in avanti, io me l'aspetto, ripeto, al di là di quello che è stata una brutta partita della Juve, ma io mi aspetto una Juve che dopo, quando torna nella sua casa, conceda meno palleggio, aggredisca
La Juve non fraseggia, ok? Non fraseggia la Juve, ma almeno le palle che rimangono lì mezze e mezze sulle respinte che le vado a prendere. Questo io me lo aspettavo là, ma là in casa me lo aspetto. Sai cosa mi aspetto io? Allora, tu mi dici, ha fatto una brutta partita, ci sta, ok? Assolutamente. Perché il Villarreal, lascia stare che è forte o non forte, ma le squadre spagnole giocano, no? Quindi il palleggio ce l'hanno sempre loro, no? L'abbiamo sempre detto, qualsiasi squadra spagnola, tranne l'Atletico che gioca, ha sempre il palleggio, no? Ma io non voglio leggere questo, che ve lo leggo, che io non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Dovevamo giocare così, cercando le palle lunghe. Io non lo accetto, ok? Non lo accetto. Non mi interessa. Non ce l'ho con nessuno. Dico solo che io non posso dire questa cosa qua. Dovevamo giocare così, cercando le palle lunghe. No, la Juventus non può giocare così. Anche Sempre perché, Bobo, hai la fortuna di passare subito in sbagliato. Vai. vantaggio. Il Villarreal col palleggio avanza, ma ti concede l'1 contro 1. La Juve No. poteva sfruttare, mamma mia, e c'era mi veniva il nervoso perché anch'io voglio che la Juve passa in Champions League Normale, con una ma squadra questo straniera. Nick ce lo dicono tutti i tifosi juventini, eh? No, Non delle altre squadre, i credo tifosi che della Juventus lo dicono perché lo vedono ora. sì. È condivisa l'opinione, ma è condivisa perché, Così è ragazzi, troppo, Tamer, è perché troppo. il campo è troppo eloquente, il campo Troppo, parla. troppo, 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 dai, Cioè, dai. io credo che adesso il problema sarà dar ragione, perché nessuno vuole ammettere che quando ti esponi per dire una cosa che ad alcuni è chiara e altri non la vogliono vedere, quello in cima alla fila molte volte è visto come quello che va controcorrente, quello anarchico, quello che fa casino, quello che pretende cose che non esistono. Invece le cose esistono perché le fa il Villarreal, le fa l'Ajax, le fa il Benfica. Un determinato tipo di calcio è necessario, ragazzi. È necessario per ambire, per crescere, per meritarsi Vlahovic, per cercare di alzare il livello, per consolidarsi, per rimanere nel G8, quello dove la Juve deve stare, le migliori 8 d'Europa. Ok? Quindi la Juventus. Bobo ha detto una cosa incredibile. Perché Andrea Agnelli mette a disposizione tale giocatore? Perché deve andare incontro a una carenza dentro un rinnovamento o un aumento di valore di qualità della squadra, ok? Che deve rimanere dentro quel G8. E per farlo devi alla squadra adeguare una proposta moderna, una proposta, voglio dire, che ormai vedi in tanti campi europei. Questo qua ormai è chiaro a tutti. Cos'è che questa cosa viene messa da parte, questo aspetto? Camel, ti Sì, interrompo perché nella sì. chat uno ha detto, Allegri non ha detto queste parole. No, la sentite tutte. Io non dico cazzate, non l'ho mai detto in vita mia. Dico quello che penso, quello che leggo. Qua, ragazzi, Sì, guarda. sì, sì, sì. Quindi non direi non l'ha mai detto. Questo qua l'ha detto. Allora, io ho detto dopo 1-0, Camel ha detto finisce 3-4-0, li sbranano. No, ci sono state quel contropiede di Morata che io ho detto, se chiudono la partita, addirittura ho pensato, Cam, chiudono la partita, la Juventus difficilmente addormenta la partita col palleggio, però se tu fai il 2-0, ok, cosa accade? Non dico che accade quello che ha fatto il City in casa dello Sporting, ok? Però ti permette di giocare anche sulle tue qualità e anche fare quello che a me non piace che venga fatto, cioè speculare, perché puoi galleggiare su un vantaggio che diventa già buono, no? Se vai in un tempo 2-0, come secondo me avrebbe dovuto fare la Juve. Invece non ha quasi giocato, e il Villarreal con la sua filosofia, senza fare grandi cose, ma non aveva una grande contrapposizione. Alcuni mi dicono, ma come fa Dani Pareko a arrivare davanti al portiere? E ce la caccia l'errore, colpa di Di Rabiot, colpa di Rabiot De Ligt, proprio. colpa di De Sciglio. No. È colpo di un atteggiamento. Se tu metti 8 uomini dentro l'area di rigore, i due mediani avversari nella gestione della palla salgono come baricentro, ti abbassano e si alzano esterni bassi, esterni alti, le punte. Quindi la corsa di Dani Pareko è una corsa di 8 metri dove riceve dall'altro mediano una palla scolastica, ma perché le corse sono corte anche perché si gioca in 30 metri, capite? Quindi si può analizzare di chi è colpevole, ma non si può dire neanche loro sanno come hanno pareggiato, perché loro sanno bene come pareggiano. Loro riconoscono le situazioni di gioco e in quelle situazioni mettono le loro qualità, che sono di una squadra tecnica, di una squadra che domina il gioco. Ma detto questo, ragazzi, per me la partita di ritorno deve essere una partita
voglio dire, di coraggio, una partita dove ti vai a imporre, una partita dove giochi uno contro uno o due contro uno con le catene laterali, una partita dove gli interni arrivano, le punte aprono, cioè dove il ragazzo, voglio dire, che tanto sta dando, ha bisogno anche di un accompagnamento adeguato, cioè dove Morata, oltre a, a rincorrere Foyt, deve far correre all'indietro Foyt, questo voglio dire. Questo io mi aspetto. La certo. Bandierina della Juve, Morata. Bravo. Sì. Il mio eroe, sempre sì. Il mio eroe Morata. Sì. Capito? Quindi, è tutta aperta, chiaramente la partita è rimasta una partita, secondo me, molto, molto sbagliata, soprattutto dopo quel capolavoro. Questa è un aggravante, raga. Però, piena corsa, ragazzi, piena corsa. La Juve deve andare ai quarti.